Allora, buongiorno, siamo qui al Castello di Montegiove con Lorenzo Misciatelli che ci parla un attimino di questo progetto nel quale ha voluto raccogliere i segni del tempo passato e in questo momento, come ora lui ci spiegherà più in dettaglio, siamo in quello che era l'ufficio del fattore molti anni fa. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, noi siamo nel riallestito ufficio del vecchio fattore qui a Montegiove, che era una figura di primaria importanza. Immagino che qui era un'azienda con quasi 200 persone che lavoravano qui, perciò il fattore era davvero un direttore e manager di un'azienda importante all'epoca. Oggi siamo in 8 che lavorano qui a Montegiove. E il fattore non c'è più, c'è il proprietario che lavora, fa anche cantiniere e vignaiolo. Noi abbiamo iniziato un po' di anni fa un progetto di recupero di vitigni storici della zona del Pievese, Alto Arvetano, e oggi siamo stati anche un po' a vedere il nostro vigneto sperimentale, dove abbiamo 52 più tipi di vitigni storici di questa zona qui. Sono più di altro vitigni già conosciuti come Breghetto, Trebbiano Toscano, abbiamo il Verdicchio e parecchi altri, diciamo, vitigni sia bianchi che neri di questa zona qui, e abbiamo un piccolo progetto di microvinificazione per identificare futuri, diciamo, più tipi interessanti per fare un prodotto, diciamo, più tipico e più storico di questa zona. Lì alla parete abbiamo la planimetria dell'azienda. Questo qui è uno dei vari planimetri, questo qui un po' fa vedere in realtà la parte della Scarzuola, che è il Corvento che sta vicino a noi, e dopo abbiamo un altro che ha più, diciamo, dell'azienda, un'altra parte dell'azienda dell'epoca gregoriana. Grazie. Okay.